Allora abbiamo un graditissimo ospite, scrittore, giornalista, anche conduttore televisivo. Buongiorno a Massimo Gramellini. Gramellini, buona giornata. Buongiorno anche a voi. Oggi parliamo, l'occasione è questo libro attesissimo poi per chiunque, insomma, sia mamma e papà in modo particolare, chi sogni di diventarlo, Prima che tu venga al mondo, edito da Solferino, che è un viaggio in 9 capitoli, guarda un po', che mesi, caso, sì. Come 9 mesi dell'attesa. Ora, prima di entrare in questo viaggio però, caro Massimo Gramellini, proprio prima noi abbiamo commentato nella consueta rassegna stampa i dati sulle donne al lavoro. Uno poi si trova a leggere un libro come Prima che tu venga al mondo e non può non pensare anche alle tantissime coppie che rimandano e magari alla fine sono costrette a rinunciare perché siamo fatti male, perché non riusciamo a funzionare, non noi come donne e uomini, ma come sistema, come società. È qualcosa di veramente insopportabile questa cifra delle donne tenute lontane dal lavoro e di conseguenza anche talvolta dalla maternità. Mi sa, anche perché è un problema molto italiano, cioè tanti altri problemi che abbiamo sono europei, no? Sono problemi che hanno tutti, ma questo è veramente un tema italiano, perché basta varcare il confine, andare in Francia e già c'è una realtà completamente diversa, e guarda caso in Francia ci sono molti più bambini, proprio perché c'è una realtà di asili nido, di organizzazione proprio della società, c'è uno Stato. Io dico sempre che noi non abbiamo il senso dello Stato, semmai è lo Stato che ci fa senso, che è un'altra cosa purtroppo. Purtroppo sì. E invece veniamo a questo libro. A me è venuta un po' l'immagine di una gravidanza vissuta al maschile, proprio perché camminavi man mano, insomma, man mano camminava e veniva lentamente al mondo questa nuova vita. Ecco, ci racconti l'idea come è venuta e poi, insomma, in che modo ti è stata d'aiuto, no, scrivere questo libro mentre questa creatura veniva al mondo, appunto. Sì, in realtà l'ho scritto dopo che era nato. I 9 mesi me li sono goduti, mi prendevo qualche appunto così, ma ancora non avevo deciso di scrivere un libro. Ma è detto banalmente, potrebbe sembrare un testamento a futura memoria per mio figlio, ma in realtà, insomma, il tuo a cui mi rivolgo nel libro siamo tutti noi, credo, perché io in questo libro così ho preso questa vicenda della nascita del figlio per dire una cosa in cui credo tantissimo e che riguarda tutti, ripeto, cioè che c'è davvero bisogno, proprio per risolvere i problemi di cui parlavamo prima, di affrontare la vita davvero con lo sguardo che ha un neonato. Cioè, il neonato come guarda la vita? Lo sto vedendo adesso in questi primi mesi di vita di mio figlio. Ogni cosa è una scoperta, è una rivoluzione ed è una rivelazione. Noi ormai invece abbiamo delle vite abitudinarie, dove facciamo sempre le stesse cose lamentandoci, senza più vedere, senza avere una visione di nulla, no? Ecco, ritornare ad avere quell'entusiasmo, quella voglia di scoprire il mondo, secondo me è proprio l'atteggiamento psicologico di partenza da cui può cambiare, che consente di cambiare le situazioni. Senza quell'atteggiamento mentale lì non andiamo, cioè non basta una legge, non possiamo sperare che la politica risolva i problemi, tutti i problemi. Il primo problema lo dobbiamo risolvere noi, di tornare a guardare il mondo davvero con gli occhi di un bambino. Ecco, ma Gramellini, siccome poi la tesi che tu sostieni in questo libro, se non sbaglio, è che si può essere padri, anzi si è padri per restare figli, ti chiedo se in realtà diventando padri si riscopre anche un'innocenza perduta. Sì, certo, proprio guardando tuo figlio riscopri questa cosa che stavo dicendo, riscopri proprio l'amore per la scoperta. Dopodiché, naturalmente, questo non significa essere infantili. Noi abbiamo il problema opposto, noi siamo degli adulti infantili, io lo sono stato per tutta la vita. Diventare padri non vuol dire necessariamente fare un figlio, significa diventare responsabili e quindi diventare veramente, veramente adulti. Però, ripeto, diventare adulti avendo però la capacità poi di ritornare bambini. C'è una frase molto bella, non è mia tra l'altro, che però ho inserito nel libro, che dice: la vita consiste, è un gioco e vince chi rimane bambino. Io l'ho leggermente corretto, metto: vince chi ritorna bambino, però con la consapevolezza vera di un adulto. Puoi provare a trasferire a noi tutti, io lo ricordo proprio in una battuta, la prima volta che sei stato vicino al pupo ancora nella culla dell'ospedale, quando loro aprono gli occhi e di fatto non vedono, ma noi lì dentro vediamo tutto.
Guarda, il libro pensa finisce un attimo prima, no? Il libro finisce con io che vengo chiamato ed entro, quindi sto per conoscere mio figlio, quindi quello che tu mi chiedi è la pagina che non c'è, quella dopo, ed è stata chiaramente un'emozione fortissima. Però posso dirti, la cosa incredibile, e mi fa piacere dirlo alla radio, è la prima ecografia, perché siamo talmente ormai ubriacati da immagini che la prima volta che ho visto mio figlio nell'ecografia, ho visto l'immagine, non ho provato l'emozione che pensavo di provare, non così forte, ma appena la dottoressa ha alzato il volume e ho sentito quindi la radio, ho sentito il cuore che batteva velocissimo, no? Ecco, in quel momento avevo sentito una scarica dentro, ho detto c'è una vita, cioè è incredibile come l'audio abbia un potere molto più forte, almeno per me, del video. Delle immagini, cuore, oggi, no? Il cuore del feto fa tum 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 tum. Elogio del suono, che non bello. Te lo dimentichi più. Mi piace molto. Grazie, no, Massimo Gramellini, giornalista, autore del libro Prima che tu venga al mondo, edito da Solferino. Buon lavoro, ci sentiamo presto. Anche a voi, buona giornata.